Buonasera a tutti voi e bentrovati al TG News di Nuvola TV. Vediamo subito le notizie della giornata. Apriamo con la cronaca, con inquinamento ambientale. Sversavano i fanghi prelevati dalle operazioni di autospurghi delle fosse settiche negli albi pluviali o in pozzi assorbenti appositamente realizzate. Due persone titolari di due società ischitane sono sotto indagine per traffico illecito di rifiuti. L'attività investigativa è iniziata nel 2020 e stamattina la Polizia di Stato e la Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, hanno eseguito la perquisizione delle sedi delle ditte ed ha posto sotto sequestro i depositi e 10 automezzi impiegati nelle attività illecite. L'operazione, denominata Clean Island, ha visto il coinvolgimento di diversi uomini delle forze dell'ordine con tanto di elicottero della Polizia di Stato. Vediamo il servizio di Vincenzo Agnese. È stato un risveglio movimentato per l'isola di Ischia, dove all'alba numerose volanti della Polizia di Stato insieme a personale della Guardia Costiera di Ischia si sono riversate in alcune zone dei comuni di Barano, Casamicciola e Ischia. A supportare le forze di terra anche un elicottero della Polizia che ha sorvolato per diverso tempo sull'isola allo scopo di scongiurare eventuali tentativi di fuga. Gli uomini del vicequestore Ciro Re e del comandante Antonio Cipresso hanno effettuato una vasta operazione denominata Clean Island, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli per contrastare le attività illecite di due ditte isolane operanti nel settore della pulizia delle fosse settiche, i cosiddetti autospurghi, alle quali sono stati contestati i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Il personale della Guardia Costiera e della Polizia di Stato ha eseguito la perquisizione delle sedi delle ditte ed ha posto sotto sequestro i depositi e 10 automezzi impiegati nelle attività illecite. Dopo un lungo lavoro di indagine iniziato nel 2020 attraverso appostamenti, pedinamenti e documentazione fotografica delle attività illecite poste in essere dalle ditte, è stato messo in luce un diffuso malaffare nel settore degli autospurghi. I fanghi aspirati nelle operazioni di pulizia delle fosse settiche, sia di civili abitazioni che di attività commerciali, individuati dalla normativa come rifiuti liquidi da smaltire nei centri di conferimento autorizzati, erano invece riversati illecitamente negli alvei pluviali o in pozzi assorbenti appositamente realizzati, procurando un inquinamento ambientale. Pertanto le ditte provvedevano a smaltire legalmente in terraferma presso i centri autorizzati solo una parte dei rifiuti. Di rilievo la posizione di due dei soggetti indagati, le cui attività illecite hanno assunto i connotati di vere proprie organizzazioni imprenditoriali dedite al traffico illecito di rifiuti. Al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel ritorno economico di non supportare i costi dovuti per lo smaltimento presso i siti autorizzati, nonostante che i costi per le operazioni di smaltimento fossero ugualmente addebitati ai clienti, le ditte indagate hanno smaltito illecitamente ingenti quantità di rifiuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagine preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva. L'operazione, in attesa di conoscere ulteriori dettagli e di accertare le eventuali responsabilità, ha un impatto importante sulla tutela del territorio. Laddove quanto risultato dalle indagini venisse confermato anche nell'iter giudiziario, ci troveremmo davanti a reati di una gravità assoluta. Non solo sarebbero stati truffati migliaia di clienti e il fisco, ma soprattutto è stata perpetrata un'azione violenta nei confronti dell'ambiente e del territorio isolano presso cui viviamo. L'impressione è che questa operazione in realtà possa avere ulteriori sviluppi, facendo venire alla luce una serie di attività illecite in tema ambientale che da anni purtroppo si ripetono, sfruttando anche il silenzio di molti. Il vento però è cambiato, il bilancio del vicequestore Ciro Re a circa un anno dal suo insediamento vanta già un bel po' di risultati rilevanti per il benessere di questa comunità. Nel caso di questa operazione congiunta, anche il lavoro della Guardia Costiera di Ischia, guidata dal comandante Antonio Cipresso, è stato fondamentale.
Apriamo ora la pagina della politica, andiamo a Forio, dove Sandro Morgera, candidato alle prossime amministrative per la lista Progresso per Forio con Stani Verde Sindaco, ha scelto di scendere il campo per dare il proprio contributo per migliorare il futuro del comune di Forio. Commerciante e pescatore, Morgera tra i suoi obiettivi punta alla valorizzazione del mare e alla sua tutela, ma anche ad una maggiore attenzione agli anziani e ai più deboli. Votare la nostra coalizione significa affidarsi a persone capaci che mirano al cambiamento e al miglioramento del nostro paese. Se non volete il vecchio, votate me, che sono un volto nuovo, ha dichiarato Morgera. Vediamo l'intervista. Sono stato chiamato da Stani, che comunque diciamo, dice scendi in campo perché Forio ha bisogno pure di un discorso, diciamo, un attimino di una persona che comunque si sa un attimino accorciare le maniche e dare il suo meglio per Forio. Vedere Forio, diciamo, in questa situazione, purtroppo l'ultimo decennio vediamo un Forio disastrato, un Forio comunque praticamente bombardato. Allora da foriano mi sono sentito in dovere di scendere in campo per dare il mio meglio. Per dare un contributo, diciamo, sia alla cittadinanza che allo stesso comune. Quali sono le criticità più importanti, secondo te, dopo 10 anni di questa amministrazione? Vabbè, questi 10 anni dell'amministrazione meglio non menzionarli perché si commentano da sé, basta guardare per Forio, sembra che purtroppo la guerra dell'Ucraina abbia toccato pure Forio, perché strade dissestate, diciamo cumuli di macerie per strada, diciamo fogne che saltano e via dicendo. Certamente non voglio toccare, diciamo, il punto dell'amministrazione che è uscente, perché sarebbe, ci dovremmo dilungare per tutta la trasmissione. Parliamo del nuovo, noi siamo il nuovo, io personalmente sono il nuovo, mi conoscono un poco tutti sul territorio. Scendo in campo perché secondo me, essendo che ora sono un commerciante, sono un pescatore provetto, scendo in campo per allungare la stagione turistica, scendo in campo con le mie idee a disposizione della comunità, a disposizione di Stani, e quindi io credo che le vie del mare siano la stagione che comunque noi dobbiamo portare avanti, una stagione che deve nascere a terra e deve finire a mare con 6-7 mesi e portare un beneficio economico e lavoratore su tutto il territorio. Ecco, nel concreto come si può sfruttare il mare anche al di là di quello che è l'aspetto balneare, che funziona da sé e funziona in base alle condizioni meteo nei 3 mesi estivi? Concretamente cosa si potrebbe fare? Eh beh, sicuramente andare a toccare dei punti che oggigiorno non sono toccati affatto, dei diving. Abbiamo un diving forte sul territorio foriano, ma sono ragazzi caparbi che con la loro capacità lo stanno portando avanti, ma non hanno sicuramente un aiuto comunale. Allora sicuramente si dovrebbero chiamare e fare nascere un qualche cosa di positivo, perché la gente che viene a Ischia non deve vedere solo praticamente la bellezza a terra, ma li dobbiamo portare pure per mare, perché noi abbiamo una biodiversità nel Mediterraneo unica, noi siamo tra le isole più belle al mondo, che poi ci è stato riconosciuto anche praticamente da un giornale e diciamo dai social a livello mondiale, però noi non ci limitiamo, loro hanno visto solo l'isola in via aerea, hanno visto l'isola via terra, noi li voglio portare a mare. Non mancano degli spunti anche da un punto di vista sociale per i più deboli? Eh beh, certo, noi abbiamo i nostri anziani oppure persone che hanno difficoltà motorie, non hanno, diciamo, un punto dove ritrovarsi, non hanno un punto dove fare, diciamo così, una semplice chiacchierata, una partita a carte. Allora noi sicuramente dobbiamo portare avanti un discorso che dobbiamo salvaguardare pure queste persone un attimino più anziane, gli dobbiamo creare una vita più comoda, una vita più allegra, che poi ritornano a casa comunque non scocciati. Oggigiorno noi su tutto il territorio foriano non abbiamo nessun punto per queste persone che comunque dopo le 5 di sera devono andare a letto, devono stare buttati sul divano aspettando che poi magari si ammalano. Allora gli dobbiamo dare una vecchiaia comoda, una vecchiaia felice, gli dobbiamo trovare un intrattenimento. Questo è un altro punto che sicuramente con l'amministrazione già ne abbiamo parlato. Stani è praticamente propenso a fare una cosa, una sede importante, un qualche cosa che veramente accudiamo i nostri genitori, i nostri nonni che hanno fatto tanto per noi, però poi diciamo la politica li abbandona e quindi questo
questo non va bene sicuramente. Ci stanno i nuovi, ci stanno persone capaci, laureate, specializzate, persone che andranno a attingere dai fondi e sicuramente noi dietro faremo la nostra parte. Quindi votiamo il nuovo, votiamo Stani Verde, votiamo per il cambiamento di Forio. Grazie. E continuiamo con la politica, andiamo a Casamicciola dove Caterina Iacono, candidata a sindaco, torna di nuovo al Senato per incontrare il senatore Orfeo Mazzella. Sul tavolo diverse battaglie nell'interesse di Casamicciola, dalla riapertura del porto al sisma. Il senatore ha promesso impegno massimo e di lavorare a degli atti parlamentari. Vediamo il servizio di Luca Antonio Pepe. Oggi sono al Senato, ho appena finito di interloquire con il senatore Orfeo Mazzella, al quale ho portato le istanze del nostro territorio martoriato di Ischia, di Casamicciola e di Ischia in generale. Abbiamo parlato dell'ospedale Rizzoli, del potenziamento dei servizi, abbiamo parlato anche di poter inserire un discorso per i malati oncologici di radioterapia e di PET-TAC, abbiamo parlato oltretutto mi sono fatta carico di portare le istanze recepite dai vari comitati della messa come tema la messa in sicurezza del territorio e il senatore Mazzella si è fatto anche lì carico di poter in qualche modo istruire tutta una serie di iniziative, tra cui un quadro normativo urbanistico chiaro nel quale si possono inserire tantissime azioni quali l'istituzione di un parco regionale e tutta una serie, ma partendo da una chiarificazione di quelle che sono le norme urbanistiche e di messa in sicurezza che regolano il nostro territorio. Quindi abbiamo avuto delle risposte dal nostro governo, siamo passati dalle classiche parole da campagna elettorale ai fatti. Io da semplice cittadina sono venuta qui al Senato e ho trovato accoglimento. Ringrazio il senatore Orfeo Mazzella, sono sicura che avremo delle risposte a breve. E oltretutto per le prossime volte vorrò portare anche al senatore. Questi sono i temi principali, cioè la messa in sicurezza del territorio e con tutta una serie di norme che lo regolano e con delle iniziative all'interno quali i PIP, i piani di insediamento produttivo, parco regionale e poi l'ospedale, che la salute dei cittadini è la prima cosa che mi preme. E proprio questo, nei prossimi giorni il senatore farà un'interrogazione e poi farà entrare nella legge di bilancio queste iniziative. Mi fa piacere che ho appreso dal senatore Mazzella che anche il dottore, il primario Loffredo, ha portato anche egli all'attenzione del senatore, quindi l'unione fa la forza e dobbiamo assolutamente essere concreti. Per questo io stamattina da semplice cittadina sono qui al Senato, perché mi fa molto piacere annunciarvi che tutto quello di cui si è stato parlato, abbiamo riempito le pagine dei giornali, io l'ho fatto diventare fatti concreti e per questo sono al Senato della Repubblica. Io vi ricordo che io sono candidata sindaca al comune di Casamicciola Terme con una squadra di professionisti, geologi, e dottori e quant'altro di varie categorie, di cittadini di varie professioni, e noi siamo la vera svolta, noi siamo la concretezza e la prova ne è la location dove mi trovo io e le risposte concrete, non le chiacchiere fumose del vediamo che abbiamo dalle altre forze politiche. Noi siamo il governo amministrativo del fare. E proprio da Casamicciola ci arriva una bella notizia. La riapertura delle storiche Terme Begliazzi segna l'avvio della stagione turistica dopo il tragico evento dello scorso novembre. I possenti battenti delle storiche terme a Piazza Bagni, che risalgono al 1854, si sono letteralmente spalancati nella giornata di ieri, martedì 2 maggio, diffondendo una luce di speranza e positività per l'intera isola.
l'isola. La riapertura delle terme costituisce un forte stimolo per proseguire lungo questa strada, che mira al rilancio del territorio, afferma il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini, presente all'inaugurazione. Vediamo il servizio. Abbiamo recuperato anche la facciata esterna, il suo stile borbonico, ricordiamo che è una struttura che ha la sua età, 1854, la sua data di realizzazione. E siamo davvero soddisfatti per tutto quello che abbiamo fatto e per tutti gli aiuti, soprattutto umanitari, che abbiamo ricevuto. È stata dura vedere la struttura così ferita, ma tutta casa Micciola, insomma, vederla così dannatamente ferita. Speriamo che in una ripresa forte da parte di tutti. Piazza Bagni riparte, è una notizia bella per l'intera comunità che piano piano aggiunge un pezzo ad un pezzo a questo sorriso ritrovato. Sì, è una notizia bellissima, inaspettata, perché è stato fatto tutto velocemente, però pensando alle parole che sono state rivolte poco fa, dicevo, ma guarda un po', la prima ad aprire sono delle terme, forse quello che è importante per casa Micciola, oltre ovviamente alla messa in sicurezza, è ripartire e investire dalle terme, perché è un tesoro che noi qui abbiamo, non a caso il nostro comune si chiama proprio Casa Micciola Terme, e forse bisogna ripartire da questo per la rinascita del nostro paese. La riapertura delle terme costituisce, oltre che un motivo di grande soddisfazione per la famiglia, la società, le maestranze, anche un forte stimolo per noi a proseguire lungo questa strada che progressivamente mira a riportare la normalità, a rilanciare questo territorio. Le cose da fare sono tantissime, ma vorrei che non dimenticassimo mai qual era la situazione 5 mesi fa, quasi 6 mesi fa, in questo territorio: un mare di fango, incertezze, angoscia, paura per la sicurezza. Oggi abbiamo un avanzamento importante e questa inaugurazione degli interventi e questa inaugurazione suggella questa fase nuova che abbiamo di fronte. Sì, per la verità c'è tanta voglia di ripartenza. Tutti i cittadini vogliono che Casa Micciola risorga, come sta sul manifesto messo qua sopra con Sant'Antonio, dice Casa Micciola risorgerà. Anche questa volta Casa Micciola risorgerà. C'è tanta voglia, noi abbiamo fatto la nostra parte. Come azienda abbiamo fatto un lavoro immane, abbiamo tolto montagne di fango e anche in zone difficilissime da togliere, abbiamo ristrutturato lo stabilimento, abbiamo fatto tutta la nostra parte. Speriamo di essere seguiti anche da tutte le altre imprese, perché il sistema turismo non si basa su un'impresa sola, ma si basa su un ambiente che deve costruirsi per realizzare la migliore accoglienza possibile per i nostri ospiti. Arriviamo ora alla pagina dello sport, ci occupiamo di calcio a 5. Sabato scorso, nella partita valida per la semifinale playoff del campionato di Serie C2, la Fenix Ischia ha battuto 4-1 in trasferta il Torre del Greco. Gli isolani sabato prossimo affronteranno al Taglialatela il Chiaiano nella finalissima del girone B, che dà poi accesso al triangolare con le vincenti playoff degli altri due gironi. C'è un solo posto ancora disponibile in C1, ma come ha dichiarato ai nostri microfoni Mr. Gino Monaco, la Fenix crede fortemente alla promozione nella massima serie regionale. Vediamo il servizio. Gino Monaco, i playoff continuano, una vittoria importante, non scontata, non facile sicuramente in casa del Torre del Greco. Che partita è stata? Partita come ce l'aspettavamo, bella, tosta, dura, abbiamo giocato contro un'ottima squadra e il primo tempo, pur giocando bene, perdevamo 1-0 e poi nell'intervallo ho detto ai ragazzi di cambiare atteggiamento e quel cambiamento, insomma, ci ha permesso di ribaltare la partita, che anche nel secondo tempo è stata una partita difficile. Faccio i complimenti a tutti
a tutti i miei ragazzi che non hanno mai mollato, anche quando stavamo in svantaggio, hanno sempre fatto la partita. E, niente, devo dire che in emergenza, visto che Zago era squalificato, ho dovuto impiegare anche Diego, e devo dire che anche lui ha dato il suo apporto. Tra l'altro, mister, sono andati a segno 4 giocatori ischitani, è un momento in cui hai un organico ridotto all'osso per tutta una serie di motivi, però con grande sacrificio questa squadra sta arrivando sempre più avanti. Beh, tu sai che a me fa piacere quando i ragazzi isolani si mettono in mostra e danno il 100%, è successo in passato e devo dire che anche qua c'è un gruppo di isolani che ci fanno ben sperare per il futuro. Per quanto riguarda il prosieguo, il futuro, mister, di questi playoff, una formula difficile, però è arrivato anche un po' a sorpresa un risultato del Chiaiano che vi permette di giocare in casa. Quanto è importante questo aspetto? Beh, non andare a Barra è sicuramente importantissimo, però il Planaianum ha battuto il Barra, quindi è una squadra di tutto rispetto. Sarà una partita combattuta dal primo minuto fino alla fine, giocheremo contro un'ottima squadra e devo dire che ci stiamo preparando bene. La finale playoff è aperta a tutti i risultati, certamente giocarla in casa ci permette di avere anche il pareggio e quindi qualche chance in più. Noi ce la metteremo tutta, sono sicuro i ragazzi suderanno la maglia e daranno il 100%. Ci credete a questa C1? Sicuramente ci crediamo, perché altrimenti meglio, stiamo a casa che è meglio. I ragazzi, ho detto, per me noi siamo i più forti, siamo quelli là che abbiamo anche sviluppato un bel gioco e abbiamo le armi per poter giungere fino alla fine. Poi naturalmente il futsal non è matematica, può succedere di tutto, però noi andiamo consci delle nostre forze. Chiudo oggi una bella serata con l'Epomeo che ha festeggiato la promozione proprio in Serie C2, insomma è stato anche un bel momento per condividere una doppia gioia. Sì, faccio i complimenti a Giorgio Voso e a tutta la società dell'Epomeo, perché vincere i campionati è sempre una cosa bella, è sempre una cosa difficile, e faccio i complimenti per la bella cavalcata che ha fatto l'Epomeo. Vediamo ora che tempo farà domani. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica andrà aumentando sull'Italia a partire dal centro-nord, favorendo una situazione di stabilità, mentre al sud ci sarà ancora della variabilità durante il pomeriggio con il rischio per qualche acquazzone o temporale. Più nel dettaglio, osserviamo la mappa delle nuvole, vedete come la circolazione depressionaria presente sullo Ionio tenderà ad allontanarsi, a perdere di intensità, avremo ancora qualche addensamento al sud, mentre altrove la situazione sarà buona. Anche dal punto di vista delle piogge ci sarà qualche occasionale piovasco sul sud Italia, mentre sul resto del paese il clima tornerà asciutto. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso della giornata, avremo una situazione tranquilla, asciutta e soleggiata al centro-nord, mentre al sud ci sarà un po' di variabilità durante il pomeriggio, soprattutto con il rischio per qualche acquazzone sull'entroterra Siculo, sulla dorsale appenninica in sconfinamento a tratti fin verso le coste del basso Tirreno. Temperature che saranno in aumento al nord con punte anche fino a 25 gradi al nord-ovest, valori più contenuti al sud. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Bene, per questa sera finisce qui il TG News di Nuvola TV. Prima di salutarci ricordiamo l'appuntamento per domani mattina alle ore 11 in diretta sul canale 80 del Digitale Terrestre, pagina Facebook del Dispari e Nuvola TV, l'appuntamento con il confronto dalla terrazza del ristorante Oasis. È tutto, vi auguriamo una buona serata.